Ciao ragazze, ciao a tutti. Allora, questa è una bidding review ed è un video in collaborazione con il sito Perline Bijou. Allora, mi è stata data la possibilità di scegliere alcuni materiali che ora vi mostrerò e poi vi parlerò un pochino del sito, di come funziona e delle varie iniziative che propone a noi utenti. Allora, vi faccio vedere innanzitutto, allora, appreso. Voi sapete che io sono un amante delle Super Duo, ma mi sono limitata a prendere dei colori che al momento non avevo e comunque erano nuovi. Allora, ho preso questo verde, questo lilla e questo viola. Sono leggermente screziati all'interno. È difficile mostrarvelo in videocamera, però forse così un pochino si vede. Ed erano dei tre colori che assolutamente non avevo e che nel mio campionario non potevano mancare. Allora, questo è un opal dark violet, ma è molto molto chiaro, vedete, è un glicine in realtà. Questo è un opal, un viola più scuro, e questo è un dark milky dark peridot, quindi è un verde. Però è un verde mela, non so se riesco a farvelo vedere un pochino meglio. Purtroppo ho la finestra più vicino, vediamo un po', e riflette la luce della videocamera. Comunque fidatevi perché sono molto molto belli. E poi ho preso questo giallo che è un Last Red Opaque Limon. È molto bello, è molto luminoso. Visto che quest'anno andava molto giallo e nero, le ho prese in previsione di farci un paio di orecchini per me. Al momento ancora non sono riuscita a farli. Questo per quanto riguarda le Super Duo. Poi ho preso le SO, sempre in giallo, quindi questo è un pastel in realtà, quindi un giallo molto chiaro, molto delicato, e lilla chiaro. Io adoro queste perline perché anche se creiamo dei fiorellini molto piccoli rispetto alle Super Duo hanno, vedete già dalla bustina, questa forma che è leggermente abbombata e che dà molta eleganza all'interno delle creazioni. Poi ho preso un paio di colori di mezzi cristalli perché era molto che non li prendevo. Questo è un colore che ho già preso e sapevo che era molto bello, in realtà è un colore menta molto chiaro ed è molto luminoso pur non essendo AB, ha una finitura perlata, quasi perlata. E questo invece è un matte Capri Blu AB ed è molto molto luminoso. Nel blu scarseggiavo, quindi ho deciso di prenderlo. Poi ho preso qualche perlina nuova. Allora, inizio con i Bricks, che non li avevo mai presi. Sono dei mattoncini tipo perché ho già compreso, usato le Rulla. Questi qui però sono più squadrati, sempre doppio foro. E li ho presi con lo champagne in modo da poterli abbinare facilmente in ogni creazione. In genere, quando sperimento nuove perline, prendo dei colori abbastanza neutri che posso comunque abbinare facilmente. Poi, sempre in merito alle nuove perline, ho preso le Crescent, sempre color champagne. Queste sono sempre doppio foro, sono a mezzaluna, come potete vedere, e un lilla opaco. Sempre in merito alle nuove perline ho preso le Arcos e le Minos. Allora, vi parlo di questa occasione che io ho trovato molto carina. Allora, potete girare tutti i siti del mondo, questo tipo di perline secondo me ha un prezzo imposto dal produttore perché sono sempre molto care rispetto a qualsiasi altra perlina, ecco, per dire 1,39 euro, 1,50 euro, 1,60 euro, che è il costo delle Super Duo, per dire, o dei mezzi cristalli. Queste costano sempre parecchio. Il sito vi dà la possibilità di prendere o il pacchetto da 10 grammi, come ho fatto in questo caso, che io l'ho preso in accoppiata color oro, oppure di provarle semplicemente in pacchetto da 25 perline.
magari voi non volete spendere più di 5-6 euro e quindi io non so se mai le userò, non so se mai mi piaceranno, però voglio provarle. Quindi abbiamo la possibilità di prenderle a un prezzo un pochino più basso e di toglierci lo sfizio. Quindi le ho prese sempre con lo champagne per il solito problema dell'abbinamento. Quindi questa mi è sembrata una cosa carina che un sito offre. Poi ho preso dei aghi. I pony, questi qui, io prendo sempre una misura che è una via di mezzo, perché lavoro ultimamente poco le rocaglie piccoline e quindi con invece le perline di Bohemia riesco facilmente ad utilizzare anche aghi in una misura media, che non è né grande né troppo piccola. E poi ho preso dei cabochon in cristallo navetta, quindi ne ho presi 4, ve li faccio vedere aperti, perché nella bustina questi non rendevano affatto. Quindi le ho preso uno che è cioè una coppia giallo, in realtà insomma un topazio, quindi, e ne ho presi due blu. Loro oltretutto sul loro sito hanno messo a disposizione un tutorial per incastonare questo tipo di navetta che voglio provare, perché l'anello che ne viene fuori è veramente bello, quindi vi consiglio anche di andare a vedere il video tutorial. Poi mi hanno anche mandato degli omaggini, sempre graditissimi, delle perle in vetro di Bohemia. Queste le faccio vedere aperte, sono in vetro pressato attorcigliate, vedete che belle, leggermente satinate, quindi per abbellire le varie creazioni sono veramente molto carine. E le quadritile che non avevo e che così ho la possibilità di provare. Questo per quanto riguarda gli acquisti. Per quanto riguarda le varie iniziative e tutto quanto, allora, innanzitutto vi invito a visitare il loro sito, nel quale troverete il link sotto al video, di farmi una girata, insomma, per vedere tutti i prodotti, perché ne hanno veramente tanti, a partire dalle rocaille, quindi Toco Miyuki, hanno veramente molta scelta in merito alle Super Duo, a tutte le perle di Bohemia, alle perle in resina che io prendo spessissimo e che vi ho mostrato anche in qualche video precedente, perché non è la prima review che faccio di questo sito, e i video precedenti li trovate con il nome del sito Mille Luci Stone, ma sono sempre loro, hanno semplicemente cambiato il sito e il nome del negozio, ma sono sempre loro, quindi i loro punti di forza per me rimangono sempre gli stessi, come l'affidabilità, la precisione, la puntualità, la velocità nella spedizione, perché voi se fate l'ordine la mattina, almeno io faccio l'ordine la mattina, il giorno seguente ho il pacchetto a casa. Quindi è vero che magari la tina su Roma ci mette poco, ma i tempi dei corrieri in genere sono sempre quelli, 24-48 ore, ma la spedizione è veramente molto molto celere. Hanno diverse iniziative che ultimamente ho avuto modo di verificare sul loro sito, come quella che vi stanno proponendo anche le altre ragazze che stanno collaborando con il sito, e cioè il programma Presenta un amico. Quindi ci è stata data la possibilità a noi youtuber di fornirvi un buono sconto del 10% a voi che linkate sul link che vi mettiamo sotto il box. Quindi avete la possibilità quindi di avere un 10% di sconto e date la possibilità a noi di accumulare dei punti perline. Comunque il regolamento, per chi lo vuole visionare, è sul loro sito, quindi assolutamente qualcosa di trasparentissimo. Un'altra iniziativa che io trovo molto interessante e che vi consiglio di andare a vedere è il fatto che mi danno la possibilità di avere uno sconto per quantità. Se voi ci fate caso, vicino all'oggetto, quindi voi cliccate, non so, Super Duo verde, c'è scritto che se prendete più di tot pacchetti inizia uno sconto, quindi a partire dal 5% a salire in base appunto al quantitativo che voi volete prendere, che secondo me quando vi trovate di fronte a un lavoro che richiede molto materiale anche dello stesso colore è una cosa molto vantaggiosa, perché vi permette di abbattere i costi di partenza, quindi avendo un prezzo più basso riusciamo anche a rivendere la creazione ad un prezzo
magari non troppo alto se dovessimo considerare tutte le spese dei materiali. Quindi io vi raccomando vivamente di fare un giro sul sito, e se c'è qualche domanda che volete porre a me personalmente, lo potete fare attraverso il canale, attraverso il gruppo per Linea dal Mondo, il mio profilo privato, senza alcun problema, o direttamente a loro, perché sono veramente velocissimi nel fornirvi delle spiegazioni, sempre presenti e disponibili. Io al momento vi saluto e spero di farvi vedere qualcosa quanto prima con i materiali che ho scelto. Al momento quindi vi saluto e vi lascio al prossimo video. Ciao!